Franco Rocca, segretario generale della UIL, Giuseppe Scarpata, che è stato qui altre volte come Franco Rocca per la vicenda ferrovia, e è infatti responsabile, segretario, insomma rappresentante della FILT CGL, il comandatore Angelo Sgariotto, imprenditore. Io credo che questa provincia abbia tutte le caratteristiche per prendere il, visto che siamo in tema anche di ferrovie, per prendere il treno dello sviluppo economico. Non bisogna dimenticare che negli ultimi mesi noi abbiamo avuto soltanto delle promesse vaghe. Sono passati dei mesi inutilmente senza nessun risultato positivo. Io francamente mi sono un po' azzardato a dire: guardate che la gente di Ragusa porta scritto babbe ragusane, questo senza dubbio, ma però questi babbe ragusane in un certo momento si possono anche trasformare in belve, dice lei. Perché umiliare questa gente a questo punto, non lo so se il governo regionale arriva a questo, e tanto più il governo nazionale, se credi che noi facciamo parte all'Italia, questo qua, se facciamo parte all'Italia, se ci considera italiani. Esaurito. Che vinciamo. E avete preparato cori particolari per questa partita storica? Nessun coro particolare, noi vorremmo ringraziare tutti i ragusani che non sono venuti qui a Vicenza, perché noi siamo pochi ma buoni. Serie A, Serie A, Serie A, Serie A.
squadra fatta di nuovo, che è arrivata a questo traguardo, ha dovuto pagare questo scotto. Io conto di tornare qui fra 15 giorni sull'onda dell'esperienza fatta oggi. Ospite dei nostri studi questa sera abbiamo Carmelo Gurrieri, il segretario provinciale della Confederazione Italiana Agricoltori. Si stanno verificando delle mutazioni di mercato, di rapporti produttivi, che hanno un'incidenza notevole in una agricoltura che purtroppo in questi anni non ha avuto un sostegno politico e programmatico da parte del governo nazionale e regionale. Ora ci mettiamo la cassetta.